Bene. Sì. Oggi qui a Palazzo Galli, Banche di Piacenza presenta a tutta la comunità piacentina la banca dati immobiliare Banche di Piacenza. Questa banca dati, creata per volontà della Banca di Piacenza, è un raccoglitore di dati, vengono inseriti i valori e i dati riferiti a più immobili che sono stati negoziati nel territorio di Piacenza, quindi la provincia, quindi tutto il territorio piacentino, e sono stati oggetto di compravendita oppure sono stati negoziati in aste giudiziali, quindi in procedure esecutive. Lo scopo di questo portale della banca, che mette a disposizione a tutti i clienti interessati e a tutta la cittadinanza che è interessata ad avere dei dati reali del territorio, è caratterizzato appunto dal fatto che contiene i prezzi e non stime. Raccogliamo quindi i prezzi di compravendite, raccogliamo i prezzi delle aste immobiliari grazie all'autorizzazione ottenuta dal Tribunale di Piacenza a dialogare con Asta Legale Net, che ci fornisce queste informazioni. Quindi sono informazioni che vengono alimentate costantemente, quindi sarà un portale che è sempre in evoluzione e i clienti, i soci, i professionisti, tecnici che sono interessati ad avere questi dati si possono rivolgere alla Banca di Piacenza sia in sede centrale che in tutti gli sportelli della Banca di Piacenza, che sarà in dotazione presso le filiali, quindi presso i direttori delle filiali, dal 3 di aprile, mentre da lunedì già l'ufficio tecnico della Banca di Piacenza è in grado di dare informazioni afferenti appunto agli immobili che abbiamo raccolto all'interno di questo portale.